me no, non ha senso se sei un professionista attualmente comprare i nuovi MacBook. Eccoci qua, ho davanti il sito dell'Apple. Sono usciti i nuovi MacBook e si sa, quando arriva quel momento dell'anno dove escono i nuovi MacBook, c'è sempre quel frizzantino, quella fibrillazione, no? Qual è la mia opinione? Chi mi conosce sa che io sono un utente Windows, ma io recentemente sto provando a fare l'esperienza MacBook, ok? Ci sto provando, ho un MacBook del 2016, sto provando a lavoricchiarci. Come loro vogliono, quindi Logic, Final Cut, ho provato anche a installarci Reaper, DaVinci, a fare lavori con software di terze parti. Non entriamo nel merito Mac vs Windows, commentino se volete che vi faccia un Mac vs Windows. Sono usciti i nuovi MacBook, sono uscite delle nuove, dei nuovi processori sostanzialmente. Sappiamo adesso come funziona la tecnologia M1, quindi questo chip unificato all'interno della quale c'è la CPU, la GPU e la memoria RAM. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, la CPU è sostanzialmente il motore logico del computer, il cervello, la GPU sono il motore grafico e la RAM è appunto la memoria volatile, random access memory, quindi quella memoria che ti permette di immagazzinare dati nel momento in cui stai lavorando, quindi lavori più pesanti richiederanno un maggior numero di RAM perché hanno bisogno di tenere sul piatto più cose, ok? È come che tu vuoi mangiare tanto e hai bisogno di un tavolo più grande. Questa è la RAM di base. Sono usciti i processori M1 Pro e gli M1 Max. Quindi i MacBook Pro ora si compongono sostanzialmente di due modelli da 13 pollici, uno con 8 core di GPU e 8 core di CPU, tutti e due in realtà, e poi cambia lo spazio di attivazione. E poi abbiamo i nuovi prodotti, iniziando da quelli da 14 pollici con il chip M1 Pro. Il chip M1 Pro si divide in due chip. Ok, una CPU con 8 core e l'altra con 10 core, quella da 8 core ha 14 core di video e l'altra 16, entrambi 16 giga di RAM. E poi abbiamo i modelli da 16 pollici che hanno la stessa CPU della versione da 14, però con più tera di SSD, quindi 10 core di CPU e 16 core di memoria video, è la stessa RAM, sempre 16 giga, però con più memoria. Costano un po' di più perché ovviamente hai una diagonale da 16, più spazio di lavoro. E poi c'è l'M1 Max, che è quello penso rivolti ai veri professionisti, ok? Qui è quel prodotto che cerca di entrare nell'ambito del vero professionismo, con una CPU da 10 core, 32 core di GPU e 32 giga di memoria unificata e 1 tera di SSD. Non sono stati presentati dei nuovi Air, quindi il messaggio è chiaro. Si sta parlando ai professionisti. Adesso parliamo del perché hai aperto questo video. Ha senso comprarne uno? Partiamo dalla risposta. Per me, no. Non ha senso se sei un professionista attualmente comprare i nuovi MacBook. Ti dico anche subito perché, così tagliamo corto. Perché è ancora, secondo me, una tecnologia troppo recente. Le software house, ora, dopo un anno, si stanno adattando alle nuove CPU, alla nuova piattaforma ARM dei chip M1. E secondo me, un anno di adattamento è troppo poco. Io non metterei in mano il mio lavoro a delle tecnologie così giovani, va bene? Un anno è poco. Ancora ci sono dei software di terze parti che non funzionano bene. Adobe dopo 15 anni crasha su Intel, figuriamoci quanto ci metterà a essere stabile su ARM, su M1. Però è stata una in realtà Reaper, no, la nostra amata Do Audio, a rilasciare una versione per M1 e loro sono bravi, ma anche perché comunque è un software che si adatta bene alla community, quindi alla community stessa che spesso rilascia patch, aggiornamenti, cose. Però, per esempio, DaVinci è uscita da pochi mesi con la sua versione e l'M1 in giro da un anno. Quindi ci sarà tutta una serie di bug fixes e un sacco di cose. Non parliamo di Waves, ok? Non parliamo di FabFilter, non parliamo di altre cose che ancora non si sono adattate bene. Comunque, soprattutto, non parliamo dei driver, delle schede audio, ok? Di tutto quello che va dentro USB. E lì è ancora tutto in mare aperto. Quindi questo è il motivo per cui secondo me non ha senso. Dopodiché, te lo vuoi comprare? Parliamo a chi è rivolta questa nuova lineup di prodotti? Secondo me questa lineup di prodotti è rivolta a professionisti o amatori del settore che usano i software nativi della Apple. Parliamo di tutti quei videomaker, producer, artisti e content creator che lavorano su Logic e su Final Cut. E abbiamo allora una lineup di prodotti che va dai 1000 euro ai 2500 euro, ok? Con tutti i compromessi del caso, perché li trovo buoni da un punto di vista prestazionale e riduttivi da un punto di vista di spazio, perché se io comprassi l'entry level da 256 giga, solo con i plugin lo riempio.
plugin e virtual instrument. Quello da 512 giga diventa interessante, però 1500 euro sono un po' tanti. Allora ci attacchi l'SSD esterno, a sto punto te lo compri da un tera, tanto sempre 200-300 euro sono. Però hai le librerie, per esempio, di Final Cut fuori e devi fare questo deal tra quello che è dentro e quello che è fuori. Non puoi lavorare senza l'SSD, cazzo, me lo sono scordato, non posso editare i video, non lo so. Allora dici, va bene, prendo un Pro. E allora inizia ad avere senso. Però devi fare comunque il trade del overpagare un prodotto per avere una tecnologia interna. Difatti, i nuovi chip M1 Pro da 14 pollici, si parla di un entry price di 2349 euro. È una bella sberlona, sono 16 GB di RAM, 14 GB di GPU, 8 core di CPU. È una bella sberla, è un bel costo. E ne vale la pena? Non te lo dico, non sono qui a dirti come spendere i tuoi soldi. Tu sei fautore del tuo destino e responsabile delle tue scelte. Se vuoi spendere 2400 euro per un MacBook, non sarò io a dirti di non farlo, non sono tuo padre né tua madre. Anche se potrei essere tuo padre, dipende chi è tua madre. Dai, a parte le cazzate. Quindi a voi che è rivolta questo tipo di esperienza, questo tipo di utilizzo. Ok? Editi su Final Cut, registri su Logic, puoi prendere questi nuovi M1. Vuoi invece provare l'esperienza Mac per la prima volta? Quindi vieni da altri software? Cercati un Intel, un MacBook Pro di vecchia generazione, sono scesi tantissimo di prezzo sull'usato, un MacBook Air di vecchia generazione, sono scesi tantissimo sull'usato. Prenditi uno di quelli e prova a iniziare a lavorare. Se poi vedi che la migrazione è automatica, perché tanto una volta che ce l'hai Final Cut e Logic te li prendi, se vedi che automaticamente ti viene da migrare su quel software, pensa a un M1. Diversamente stai ancora su Intel o stai ancora su Windows. Vorrei fare poi un plauso, ok, una piccola nomina all'ultimo prodotto, perché secondo me l'ultimo prodotto al rapporto qualità-prezzo invece è ottimo, perché stiamo parlando di una marea di giga di grafica video, una marea di RAM, un tera di SSD a 4000 euro, che tutto sommato, se si pensa al tipo di tecnologia nuova, che non è tantissimo. Il discorso è che non è pensato per te che stai guardando questo video. Questo è un prodotto come il Mac Pro, ok, che cerca di infilarsi dove c'era la grattugia, ok? Devono togliere quella e mettere questo, perché è un prodotto evidentemente pensato per gli iperprofessionisti. Qua si pensa, magari, non lo so, alle factory di post-produzione video, alle factory di rendering, a questa gente qui, ok? Qui si pensa a chi fa film, a chi fa cose grosse. Costa tanto? Mi fa risparmiare tempo? Ok, prendilo. Prendine 10, così risparmiamo il decuplo 10 volte il tempo e vaffanculo, facciamo più lavori, lo ammortizziamo e guadagniamo di più. Ok? E questo è il ragionamento dietro questa macchina qui. Ok, io spero che questo video vi sia stato utile. So che probabilmente troverete un titolo un po' sensazionalistico, mi dispiace, voglio cavalcare anch'io un po' l'onda, sono sempre molto cauto nei titoli, ma concedetemelo un trend ogni tanto. Iscriviti al canale, like e commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!